Buongiorno a tutti gli amici di Fuori Onda. Con questa edizione VTC vi daremo notizie dal carcere di Villa Fassigi di Pesaro. In particolare vi parleremo delle attività e degli eventi che qui si svolgono e riportiamo voci e pensieri dei detenuti, in tutto per cercare di aprire un canale comunicativo con il mondo esterno, della speranza che tutto possa portare un dialogo costruttivo. Adesso mandiamo in onda un'intervista dell'allenatore del Derby. Salve a tutti i telespettatori di Onda Libera, ci troviamo all'interno del campo sportivo del carcere di Villa Fassigi e insieme a noi c'è Giuseppe De Rosa, detto Peppe. Buongiorno signor Peppe, cosa l'ha spinta a dare vita a questo progetto? Beh, il progetto nasce nel luglio 2015, diventa operativo a febbraio 2016 e l'idea è quella di portare l'esperienza del rugby e i valori che il rugby presenta all'interno del carcere, inteso come frazione, parte, spaccato della comunità. Quindi allo stesso modo in cui i nostri interventi vanno e si propongono alle scuole, abbiamo ritenuto opportuno che fosse l'occasione di presentare questa come attività motoria propedeutica al gioco del rugby. Quali sono gli scopi o gli obiettivi che intende raggiungere con questo corso? Il corso è prima di tutto, come dicevo, un corso di attività motoria, quindi l'idea è quella di portare il movimento e la conoscenza del gioco all'interno dell'istituto, consentendo agli iscritti e ai partecipanti la possibilità, almeno una volta alla settimana, nella giornata del sabato, di poter insieme a noi vincere in parte la sedentarietà e dall'altra anche conoscere un gioco un po' strano come quello del rugby, fatto con un pallone al quale molti non sono abituati, che è quel pallone ovale che comunque ci consente di divertirci e mettendo insieme anche esperienze molto diverse tra loro. Venendo qui dentro ogni sabato sicuramente va incontro a aspetti negativi e aspetti positivi e difficoltà, penso. Quali sono? Sempre se ci sono. Sì, le difficoltà non sono mancate, soprattutto in fase di avvio del progetto e questo soprattutto in quello che riguarda le autorizzazioni alla diffusione di immagini video, fotografiche che avrebbero potuto in qualche modo anche essere di sensibilizzazione verso l'esterno. Ma al di là di queste, che sono difficoltà risolvibili anche grazie alla disponibilità della direzione del carcere e in particolar modo dell'area educativa, siamo riusciti ad oggi ad essere sostanzialmente sempre presenti e accontentati, diciamo così, un po' in ognuna delle richieste che facciamo. La difficoltà più grande è sicuramente quella di allenarsi e giocare su un campo che per l'attività che svolgiamo è del tutto inadeguato. Nonostante questo va dato atto ai partecipanti di non essersi mai sottratti né a cadute né a scivoloni né a qualche ferita e di essere sempre comunque riusciti anche a divertirsi nonostante qualche ematoma che forse avremmo voluto sicuramente evitare. Com'è il rapporto con i ragazzi, essendo loro dei detenuti? Allora, il rapporto è stato speciale, piacevole, bello sin dall'inizio, quindi da febbraio 2016. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i colleghi, e siamo circa 20 persone autorizzate come staff tecnico a entrare in carcere, l'opinione è condivisa e quello che posso dire è che abbiamo sempre trovato lealtà, coraggio, rispetto, che sono poi i valori sui quali la nostra pratica si fonda. Quindi il rapporto è molto positivo e al di là di tutto e al di là di quello che ci circonda, muri di cinta, recinzioni e telecamere, in realtà per ciascuno di noi tecnici i ragazzi sono solo atleti, quindi ragioniamo con quelli che sono, diciamo così, gli standard abituali con i quali ci relazioniamo poi a qualunque altro atleta di qualunque altra formazione e che alleniamo all'esterno. Ti ringrazio Peppe per la disponibilità che ci hai dato. Da qui a tutto, a voi in studio. Grazie Mustafa. Passiamo la parola a Mattia, che vi parlerà dello spettacolo messo in scena dal nostro teatro nella giornata contro la violenza delle donne. A te Mattia. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne,
qui al carcere di Villa Fastigi si è tenuto uno spettacolo per i detenuti da parte di attori e musicisti amatoriali. Il titolo era La storia di Maria. La compagnia protagonista, al termine dello spettacolo, ci ha svelato che questa interpretazione era stata programmata in tale giornata per una coincidenza. Nonostante questo, si è rivelata una gradita coincidenza. Basti considerare che, senza dubbio, Maria è la donna più amata e rispettata della storia cristiana. Una donna che ha subito la privazione e l'assassinio del suo unico figlio, che è vissuta in un'epoca storica che ci ricorda che la conquista dei diritti della donna è una battaglia che dura da millenni e che necessita ancora oggi di progressi. Lo spettacolo è stato realmente sentito dal pubblico di detenuti e detenute. Si è concluso con una lunga ovazione. Grazie Mattia. Ora ascolteremo Giovanni, che ha intervistato per noi lo scrittore Antonio Cuciniello. Quest'autore ha voluto presentare il suo nuovo libro Le ali del bruco, proprio qui a Villa Fasici. A te Giovanni. Che c'è? Allora, siamo qui con Antonio Cuciniello, autore del libro Le ali del bruco, che è venuto oggi a presentare qui nel carcere di Villa Fasici. Ecco, la scelta di venire a presentare un libro dentro un carcere, che sicuramente esce dalla sfera commerciale per entrare un po' in quella ideologica, da dove è venuta questa scelta, tra l'altro molto onorevole e apprezzata? Ma innanzitutto devo ringraziare la direttrice per l'invito, e poi io, come ho detto già prima, sono qui per imparare. Perché uno pensa che uno scrittore ha sempre una risposta per tutto, ma non è così. Io voglio solo condividere con gli altri quello che apprendo, quello che scrivo, quello che sono. E farlo qui con persone che hanno deciso in certo qual modo di cambiare la loro vita, di interrompere quel percorso di ombre e di andare verso la luce, credo sia una cosa fantastica per me e anche per Le ali del bruco, che poi è un romanzo sulla resilienza. Resilienza, ci puoi chiarire un attimo questo concetto? Sì, la resilienza è quella capacità di reagire in maniera positiva ad eventi traumatici, come se l'improvviso momento di caos non debba necessariamente coincidere con la fine, ma piuttosto con un nuovo inizio. Del resto, quello che il bruco chiama fine del mondo, il mondo chiama farfalla. Questo è molto bello, quindi il messaggio è rompere gli schemi, è una spinta, noi la interpretiamo come una spinta, quindi a darci da fare nonostante le difficoltà, piuttosto che a, come si suol dire, piangerci addosso, che comunque non è produttivo. Certo, perché quelli forti non sono quelli che non cadono mai, ma quelli che cadono e si rialzano più forti di prima. Quindi Le ali del bruco è un messaggio di speranza, perché dentro di noi abbiamo la forza e gli strumenti necessari per tirarci fuori da ogni casino. E aggiungerei che per andare forte è necessario cadere. Sempre, sempre, perché quando cadi ti metti in discussione, dai fondo a tutto te stesso, e quindi è importante. A volte anche quell'ansia che si genera è un'ansia che è produttiva. Se rimaniamo sempre nella zona di comfort, restiamo sempre uguali, e non ce lo possiamo permettere, perché nel mondo, nella vita, nulla rimane immutato, in natura le cose cambiano. Entrare dentro il carcere, come te l'aspetti da fuori e come invece ti appare dentro? Ma quando la direttrice mi disse, mi chiamò per chiedermi se me la sentivo di venire in carcere, dissi sì, io non ho un problema, l'importante è dopo mi fate uscire. No, io in realtà non ho avuto una bellissima impressione, proprio tutto essere qui nella biblioteca circondato da libri e poi da persone come voi fantastiche. Anzi, devo farvi complimenti, perché avete fatto delle domande, ma meglio di giornalisti, quindi bravi davvero. Allora ti ringraziamo con queste belle parole. Un partecipante della redazione vuole sapere che cosa hai imparato oggi da te. Sì, certo, ho imparato che anche nel carcere c'è resilienza, che anche nel carcere c'è la voglia di vivere, e che il carcere in questo caso è solo un punto di partenza. Allora, per la Costa Rica, suerte, come si dice in spagnolo, no? Sì, Costa Rica, okay. Cuba. Ci vediamo là allora. Un saluto a tutti.
un grande ringraziamento, in bocca al lupo per il suo nuovo romanzo che dovrà uscire, per quelli che ha già fatto, per continuare con le vendite. E grazie mille per essere stato qui grazie con noi. Grazie a voi, grazie a voi, grazie, grazie. A voi subito. Grazie Giovanni. Adesso ci propone un altro servizio, parleremo delle problematiche più comuni di noi, detenuti. A te Giovanni. Buongiorno a tutti, siamo qui dal carcere di Villa Fastigi, da dove oggi parleremo di problematiche particolari. La prima problematica riguarda un caso diplomatico europeo, se così vogliamo chiamarlo, e riguarda qui il nostro amico proveniente dalla Grecia. Prego. Il problema è qui in Italia, che non solo in Italia, è tema di burocrazia. Ho fatto una richiesta per extradizione per posso finire la mia pena vicino alla mia famiglia. Sono quasi 5 anni in carcere, non c'è nessun colloquio, solo comunicazione con il telefono, parlo con la mia famiglia. 4 aprile 2017 ho fatto una richiesta al Ministero della Giustizia italiana per extradizione. 10 maggio 2017 sono informato che la mia richiesta è inviata in Grecia. Da 10 maggio fino adesso, 14 ottobre, non è arrivata nessuna risposta dalla parte della Grecia. Penso che non è un problema grande, non chiedo libertà, chiedo solo un avvicinamento colloquio. Solo per vedere la mia famiglia che non ho visto negli ultimi 5 anni. Quindi quello che chiede non sono sconti di pena, non sono misure alternative, ma è semplicemente di scontare la sua condanna vicino ai suoi cari, che dovrebbe essere una qualche cosa che debba venire concesso quasi per legge, ma nel suo caso ecco, la burocrazia sta tardando di mesi e mesi l'avvicinamento con i propri familiari, giusto? Non chiedo libertà, non chiedo niente di difficile, chiedo solo un avvicinamento con lui, un trasferimento vicino alla mia casa, posso vedere la mia famiglia. Il scorso anno ho perso il mio padre, e ce l'ho sentimenti peggiori, ogni giorno che passa è più peggio per me, sono solo, non ho nessuna comunicazione con i miei figli, è importante. Sono tanto tempo in galera che, ok, ho sbagliato, devo pagare, ma non così, così soffro. Va bene, chiudiamo, le facciamo tutti i nostri auguri, un in bocca al lupo. Grazie. E questo è tutto per ora dal carcere di Villa Fastigi e da Onda Libera. A voi studio. Grazie Giovanni. Siamo giunti alla fine di questa edizione del TG. Ringraziamo tutta la redazione di Fuori Onda e Onda Libera. Un grazie anche a voi tutti. Adesso vi lasciamo ricordandovi i vari link allegati dello spettacolo musicale della toccante intervista a Don Enrico, ex cappellano di Villa Fastigi. Di nuovo grazie e a risentirci a presto.